soffriamo insieme gli ultimissimi minuti di Roma Spezia. Siamo in vantaggio per 2-0, ma ragazzi miei, non guardate il risultato, è stata una partita difficilissima. È caduto male a terra per respingere la palla. No, speriamo che non si è fatto niente. Oggi ha fatto una super, super prestazione. Bellissima. Spero non sia niente di che. Speriamo non sia Vi niente. Salutiamo immediatamente. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Aspettiamo ad esultare. Piace per supportare i nostri contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Ci abbiamo un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo. È un terzo canale YouTube non di calcio. Trovate i canali in descrizione oppure come sempre appariranno durante il video proprio qui. Sì. Detto questo, ragazzi, allora voglio prendere anche la formazione ufficiale. Non era scontata oggi la vittoria. Non era scontata oggi la vittoria. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio su calcio da fermo alla prima occasione utile. Veretout valida. Batte, Abraham spizza e Smalling si fa trovare prontissimo 1-0 dopo 6 minuti. E quindi... sono contentissimo per Smalling perché piano piano a livello fisico si sta riprendendo in mano il posto da titolare nella difesa della Roma e per noi ragazzi è stata finora un'assenza pesante per quello che Smalling ha dato in questi anni da quando è arrivato alla Roma. Magari è un po' calato di prestazioni visti i tanti infortuni perché ne ha avuti pochi. Direi che normale, cioè comunque il 2021 è stato un anno disastroso per disastroso lui assolutamente, dal momento in cui l'hai comprato e l'hai riscattato è successo un macello. Esatto, un anno solare, ma bravo, prende un altro calcio d'angolo, Veretout alla battuta, non dico tanto, spero che possa battere un terzo calcio d'angolo fortunato, se così possiamo definirlo, e che magari possa entrare in porta anche. Ti sei dimenticato Davide, in occasione del gol di Smalling, la sponda importantissima di Tammy Abraham. L'hai detto? Manco ti so sentito, ha spizzato, non l'ho sentito. E poi Tammy Abraham che colpisce la sua settima traversa, ragazzi, della stagione, palo, legno, della stagione, fa un altro, della stagione, ragazzi, ma avete capito di che cazzo stiamo a parlare? Dice insegna, segna poco, ma più 200 pali, via. Lo so, deve un attimo aggiustare la mira sotto sto profilo, perché se fa 4 gol in campionato, non dico tanto. 7 pali, fa male la classifica dei pali, è primo. Sicuramente è primo, sta primo per distacco, però non dico tanto, se ne fa altri 4, va a 8, cioè, capisci che so... 4 gol in più almeno magari. Allora, la Roma ha gestito il possesso della palla, abbiamo sicuramente creato di più nel primo tempo, non gli abbiamo consentito granché, hanno alzato un po' la testa comunque durante gli ultimi 10 minuti del primo tempo, hanno cominciato a creare qualche problemino, hanno cominciato a prendere consapevolezza, ragazzi, e nel secondo tempo, se non fosse arrivato il gol del 2-0 dei Bagnets, secondo me sarebbero stati cazzi amari. Dobbiamo fare due considerazioni. La prima è che è proprio lo Spezia ad essere rientrato veramente con una cattiveria giusta, e poi i cambi, quei tre cambi che ha fatto tutti insieme, Agudelo, Bastoni e Verde, ci stavano per mettere insieme difficoltà. Agudelo al primo pallone che ha toccato, pure Verde, ammonito. Classici subito. Giocatori che quando vengono inseriti in un contesto contro la Roma, rega, Ponno crea veramente difficoltà. E poi per fortuna invece, ragazzi, arriva l'altro calcio d'angolo, quello battuto direttamente da Veretout, dove Ibañez trova il colpo di testa giusto e la punta dentro per il 2-0, che al momento lascia la partita ferma. Voglio scindere il Jordan Veretout che batte i calci da fermo dal Jordan Veretout che oggi abbiamo visto in mezzo al campo. Sì, ma comunque nel complesso non mi è piaciuto. No, devo essere sincero. Ha fatto due assist. Allora, quasi. Ha fatto due assist. E ok, onore a te, perché è anche grazie a te se ci stiamo a portare a casa la partita. Più della sufficienza te la meriti, perché ovviamente se non fosse stato per te che hai battuto quei calci d'angolo in quel modo, probabilmente non avremmo neanche segnato. Esatto. Però se devo giudicare la prestazione al di là dei gol, un pochino insufficiente. Tanti errori in fase di impostazione, imprecisione, assolutamente sembra, sì. Sembra come se abbia perso un pochino di smalto. A me mi sembra un po' fuori forma. No, mi sembra un po' in ritardo a livello proprio fisico. No, a me invece questa è l'impressione che mi ha dato. Si trovasse in campo la posizione sua giusta. Non lo so, è come se ci avessi questa impressione. Lo vedo un po' spaesato, un po'. Ci può stare un periodo di calo, sì. Tra poco ci sarà la sosta natalizia.
non si mangiasse troppo pandoro e panettone e pensasse a recuperare un po' di forma, perché per noi è fondamentale. E poi ecco, adesso ha preso palla a Fena, al di là dell'ammunizione, insomma, grandissimo ragazzi, ci ha avuto un grosso impatto, grosso impatto da Fena, grandissimo, è azioni importanti. Ma questo rischia in senso buono del termine diventa un calciatore titolare, ragazzi. Io vabbè, adesso magari ancora un pochino è presto, però ci mette la velocità, ci mette il fisico, ci mette la personalità, ci mette tanta è quello che chiede Mourinho. Tanto giovane, comunque non ti aspetti tanta personalità, ma lui ce la mette sempre. E io so felicissimo. Sempre la faccia, non ha paura dei contrasti. Te posso dire? Un po' deluso da Borja Mayoral. Allora, intanto perché oggi ci ha avuto... Guarda, abbiamo chiamato adesso, esce Veretout. Entra Bove. Vediamo... Che è un grande. Esatto. Bravissimo pure sto ragazzo. Ecco, infatti adesso... Complimenti anche a lui, che mi ricorda De Rossi, mi ricorda De Faccia. Vabbè, De Faccia, non de come de gioca. Faccia. De Faccia. Non lo so. Un po' me lo ricorda da lontano. Comunque, Borja Mayoral. Oh, errore. A Fena. A Fena! Raga, 3-0. Mamma mia, ragazzi. Oh, rosso? No, mano. No, espulso a Fena Kian. Ma no! Ma non ci credo. Ma come mano? Scusatemi. Era mano. Porca miseria, ingenuo. Ma ingenuo, c'è. Croce e delizia. Cioè, croce e delizia. Un attimo è passato dall'inferno al paradiso. No, dal paradiso all'inferno. Paradiso all'inferno. Vabbè, a parte. Mazza, abbiamo secciato Porello. A parte qui, ci frega un cazzo. Basta che abbiamo vinto. Lo recupereremo per la prossima. Salta la prossima. Sarebbe stato fondamentale. Ammazza, è sfiga, però. Ma quell'ammonizione, però, ancora la voglio capire io. No, infatti, veramente. Cioè, quell'ammonizione ha dato fallo laterale a noi. Ha ammonito a Fena. Cioè, non l'ho capita, ma voglio far finta di non averla capita. Perché non so, tipo, che se mette là. A piagno, sì, a lo so, però mo' te lo ritrovi, sì. Che non ce l'hai per la prossima. Sì. Scusami. Pomero del culo. Vorrei capire. Porca Mayoral, ripeto, non mi è piaciuto tanto. Forse ha sprecato un po' questa occasione. Meglio Abraham. È finita. Dai, sono tre punti pesantissimi. Sti cazzi, per come è andata. Allora, io però tre devo... punti. Te devo andare a leggere la classifica. Ma leggila, che cazzo me ne frega. La Roma adesso si appaia alla Juventus al sesto posto, quota 28 punti, a meno 2 della Fiorentina quinta. Voglio un piccolo desiderio che mi piacerebbe esprimere. Rimane perlomeno attaccato a Fiorentina e Juventus. Cioè, fa un campionato alla loro pari. Speriamo. E vede magari da arrivare a quinti. Se poi magari una delle prime quattro comincia a rallentare un pochino. E se mette pure mezza sto gruppetto, non è che mi dispiace. Allora, essere contenti per la vittoria di stasera e esaltarsi sono due cose diverse. Perché siamo felicissimi. D'oro, ma conosciamo i nostri limiti. Il problema è che. Questa maglia, guarda. Ecco, il problema è che tanta gente incapisce e scambia l'essere contento per la vittoria della propria squadra. Per esaltarsi, che sono due cose diverse. Detto io questo, dico... dai!